Oggi siamo al parco commerciale Dora perché Federica tra pochissimo andrà a fare il firmacopie del tuo primo album qua a Ciao! Torino. Sei emozionata? Sì, molto emozionata, come sempre, come ogni store. Sì. Com'è questo album? Che poi ha il tuo nome? Sì, porta il mio nome, il mio primo album, tante emozioni messe dentro che provo ogni volta che canto. E quindi mi fa tanto piacere poter girare l'Italia e a portare un po' queste emozioni che sento io e che ho messo nel disco. Quindi c'è tanta, tanta emozione che purtroppo non riesco a spiegare a parole. Beh, tu lo fai molto bene con la voce, Esatto, sono con la molto più musica. brava a sfogarmi, ad esprimere con la voce piuttosto che con le parole. Sono diversi gli autori che hanno partecipato per realizzare Sì. questo CD. Sono tanti nomi molto importanti, fra cui Federica Abate, Federica Gamba, alcune canzoni hanno la mia partecipazione. Una So che canzone è stata soprattutto in scritta da quella, Isa. so che soprattutto c'è la tua partecipazione nell'unica canzone in inglese che è Sì, nell'album. diciamo che quella l'ho scritta poco prima di fare il casting ad Amici. Ho avuto questo lampo di genio, non lo so, mi andava di fare una canzone in inglese. Non sono un genio in inglese, però Ti trovi meglio in inglese o in italiano? dipende. Cioè, nel senso, quando scrivo le canzoni vado più sull'inglese. Però poi devo riportare l'italiano perché non riesco ad andare avanti. Quindi per le metriche è più facile l'inglese forse, però l'italiano è più diretto, no? In Italia è molto Beh, più diretto certo. e è più facile magari per me trovare delle parole in italiano che in inglese. Poi le tue canzoni stanno andando benissimo, vediamo anche su YouTube, alcune hanno tipo 4 milioni di visualizzazioni nel manco in 2 mesi, Quello non me cioè. l'aspettavo perché comunque dentro la scuola non Non hai la avevamo apparecchi, no, non percezione. potevamo vedere social, niente, YouTube, zero. E quindi uscire fuori e sapere che non sapevamo neanche di avere tutte queste date, uscire fuori e sapere di avere un'organizzazione dietro, delle persone che credono tanto in me, delle persone che vengono a vedermi, che ascoltano la mia musica, è veramente qualcosa che non può essere descritta in alcun modo. È la gioia più grande, forse, che io abbia mai avuto, perché è il mio sogno da quando sono piccola. Quella Quando ti esibisci senti che il tuo pubblico canta le tue canzoni. è, quello Eh? in gergo giovanile, quella è una figata, è fighissimo perché faccio sempre il confronto con amici, solo a serale vedevo che le persone cantavano, magari ti avrei voluto dire, però dici vabbè, magari solo lì e fuori non No. va. E invece ad ogni store cantano sempre più forte e mi fanno sentire tanto il calore di cui io ho bisogno. Com'è stato passare dalla casetta di amici a questa realtà? Faticoso più anche. che altro ancora me ne devo rendere conto perché è passato veramente poco e quindi devo abituarmi. Cioè, prima avevo una vita diversa. Mi sono dovuta abituare al programma, ad amici e poi alla casetta. Uscita fuori ho cioè un'altra vita ancora e quindi devo abituarmi ancora. Però dormo poco, infatti la notte non dormo perché vedo video di quando ero in casetta perché comunque mi Manca, manca tanto, mi immagino. mancano le persone, mi manca l'organizzazione, tutte le persone che lavoravano lì. Però non posso lamentarmi di nulla. Cioè, ho veramente. Ti spaventa un po' quello che succederà? Tu sei giovanissima, quindi Sì. cioè, è una bimba. Sì, ho 18 anni. Sei La giovanissima. frase che ripetevo più spesso in finale ad amici era: ho paura del fuori. Ora che sono fuori, sì, un po' ho paura del futuro. Riesci a godertela, Esatto. Però diciamo che stando lì dentro sono riuscita a maturare un po' l'idea di dover vivere il presente piuttosto che pensare sempre al No, passato, infatti. perché, cioè sì, al passato, al futuro, perché è una cosa che blocca, cioè proprio blocca il modo in cui canti, blocca il modo in cui poi porti alla gente, cioè quindi beh, me l'avevo serenamente, ho 18 anni ed è giusto che sia così, penso. Tu piaci tanto, secondo te che cosa che piace di più al tuo pubblico? La tua semplicità, il fatto che le tue canzoni arriva? Secondo me, da quello che ho potuto vedere finora, tutte le persone che sono venute a vedermi
Cioè, io mi sono rispecchiata in loro, quindi penso che loro si rispecchino in me. Ho visto tante persone dolci, molto sensibili e molto sincere in quello che mi dicevano, in quello che facevano, gli abbracci e tutto il resto. E quindi penso che arrivi un po' a questo, quello che sono io, comunque lo percepiscono e si rivedono in me. Penso che sia quello, forse. Io ti ringrazio di essere stata con noi, in bocca grazie al lupo, ma non ne hai bisogno perché sta andando benissimo. Io saluto e ringrazio tutti gli amici che ci seguono dal web, da donningamba.com e i telespettatori di GRP. Ciao.